Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Secondo Gianluca Di Marzio comincia a delinearsi il futuro di questa squadra, comincia a delinearsi il futuro della Juve, perché i due nuovi grandissimi uomini bianconeri, quindi i due uomini che fanno parte della dirigenza della Juve, i principali, cioè Scanavino e Ferrero, rispettivamente CEO e ovviamente presidente, stanno riflettendo sul da farsi, anche in relazione a quelle che sono le condizioni attuali per quanto riguarda la panchina. Perché sapete bene, ragazzi, che la Juventus è una squadra che ha iniziato male la stagione. Sicuramente abbiamo sbagliato tante cose. Credo, di aver visto una Juventus comunque molto lenta, molto blanda, secondo me davvero poco, diciamo, tecnica nel modo di essere. Poi c'è stato un periodo positivo che ha portato a delle vittorie di fila consecutive e quindi lì abbiamo acquistato un certo tipo di, diciamo, di squadra. Ecco, abbiamo visto un insieme. E poi c'è stato, sai, quel KO molto pesante nei confronti della Juve da parte del Napoli, uno scontro diretto che la Juve ha preparato male, che Allegri ha preparato male. E quindi di conseguenza ci sono state delle varie valutazioni in corso. Con l'arrivo di Scanavino e Ferrero cambiano i piani o rimangono gli stessi? Cerchiamo di capire un po' la situazione qual è. Quindi andiamo a capire un po' quali sono le idee di entrambi sotto tutti i punti di vista, cioè vi presento la situazione in maniera molto 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 chiara. Ovviamente ragazzi, prendete con le pinze tutto ciò che diciamo perché si parla, insomma, di robe, insomma, quindi vi spiego le varie cose. Allora, prima ragazzi, iscrivetevi al canale, ovviamente sapete, mettete like al video, attivate la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati, mi raccomando, è veramente importante perché a voi non costa niente, cioè è gratis, voglio dire, basta semplicemente attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. In questo modo voi ricevete i video sempre, ogni volta che vengono pubblicati e personalmente mi aiutate a fare questi video. Quindi se vi va, insomma, attivate la campanellina delle notifiche e seguitemi sempre se vi va nei social, così rimanete sempre aggiornati. Allora, cioè, si tratta di due persone che essenzialmente sono manovrate da Elkan. Io non volevo dirla sta cosa qua, però credo che sia essenziale dirla, nel senso che nessuno dei tre, cioè né Scanavino, né Elkan, né Ferrero, sono uomini di calcio, così come lo erano altri dirigenti che noi abbiamo avuto. Quindi sono tre uomini che arrivano all'interno del contesto, diciamo, Juventus per aggiustare cose che non hanno niente a che fare con la parte tecnica, ma che hanno a che fare con la parte economica. Però è ovvio che nell'andare a diventare dirigenti sportivi bisogna assumersi anche, sai, bisogna lavorare, bisogna, diciamo, giocare, bisogna comunque prendere delle decisioni anche in ambito sportivo e queste decisioni in ambito sportivo hanno come capo John Elkann. Perché per quanto ci sia stata una delega di John Elkann a Scanavino e Ferrero, dovete sapere che dietro le decisioni di Scanavino e Ferrero per un po' ci sarà John Elkann. Non sempre, però per un po', per qualche tempo, un annetto, diciamo così, per un po' di tempo, ci sarà. Per un po', diciamo che dietro le decisioni ci sarà sempre John Elkann. Perché John Elkann è quello che, diciamo, dei tre ha più familiarità con il mondo del calcio, quindi di conseguenza è quello che può permettersi di manovrare laddove deve manovrare. Ora, questo non vuol dire che Scanavino e Ferrero non hanno poteri, ma vuol dire che Scanavino e Ferrero consulteranno spesso Elkan. Per quanto riguarda la decisione relativa all'allenatore, attualmente, a meno che Allegri non fallisca la qualificazione in Champions League e porti appunto la squadra non in Champions, ma in Europa League, ad esempio, e che Allegri, a meno che non, diciamo, non vada a costituire una serie di partite in cui non ci capisce niente, comincia a perdere, comincia a non fare risultati, Allegri per adesso è il candidato numero uno al rimanere sulla panchina della Juventus. A meno che, ripeto, non si, diciamo, non si vada effettivamente a fallire quello che attualmente è l'obiettivo minimo, cioè il fatto di qualificarsi comunque in Champions League. Questa è una cosa che sicuramente va discussa perché ovviamente ad Allegri gli si possono dire tante cose, diciamo che ha fatto delle cose positive e delle cose negative. Dal ciclo di Allegri, primo ciclo, non credo che ci sia niente da dire, però non si può vivere di ricordi, no?
Cioè, per quanto io rispetti Allegri e per quanto io effettivamente sia uno di quelli che Allegri lo ha sempre tutelato, l'ho sempre difeso, certo, ma non ho neanche le ben, cioè sono una persona abbastanza oggettiva e ti dico che dal ritorno di Allegri purtroppo noi abbiamo fatto poco. Non perché prima avessimo fatto chissà cosa, ma abbiamo fatto comunque poco, quindi ci si aspettava qualcosina di più. Analizzando più a fondo la situazione, la dirigenza e Elkan sono giunte alla conclusione che è stato un periodo un po' particolare per la Juve, due cambi di dirigenza, infortuni delicati di top player, squadra palesemente incompleta e problemi economici che hanno danneggiato appunto la rosa. Quindi sicuramente non è stato semplice né per i giocatori né per l'allenatore navigare all'interno di questo mare e quindi di conseguenza si vuole provare a dargli una chance, almeno da quanto ne so. Ovviamente a livello di tranquillità, cioè fargli una chance in una dirigenza stabile, con una proprietà stabile, con un mercato stabile fatto apposta per le esigenze. Poi se questa cosa giustamente funzionerà o non funzionerà, non è una cosa che noi attualmente possiamo sapere, ma è una cosa che comunque possiamo cercare di interpretare. Una cosa molto importante, e questo è molto importante da dire, è che qualora Allegri dovesse andare via, e quindi dovesse decidere lui di andare via, perché ragazzi potrebbe anche esserci la possibilità che dice, sai, cioè, no, possibilità, potrebbe anche, no, fai insomma, un discorso generale, può essere che Allegri alla fine della stagione non si fidi della dirigenza attuale, veda che ci sono delle cose che non vanno e dica, ma chi me lo fa fare? Io vado via. Quindi si arriva ad una risoluzione contrattuale perché Allegri e la Juventus hanno fatto un patto, dal momento in cui andrà via ci sarà una risoluzione contrattuale e non un'interruzione del rapporto di lavoro come è stato ad esempio nella prima volta, ma ci sarà proprio una risoluzione consensuale. Quindi a prescindere da tutto potrebbe essere che lui si dimetta perché non vede le proprie idee tutelate e quindi da questo punto di vista non vede le proprie diciamo, intenzioni viste bene dalla dirigenza. Quindi potrebbe essere che lui si dimetta. Se si dimette, io voglio farvi ragionare su una cosa, ok? Tanta gente giustamente scrive sui giornali di Zidane, scrive sui giornali di Conte, scrive sui giornali di altri allenatori clamorosi con nomi enormi che arrivano qui. Voi vi dovete rendere conto che noi stiamo entrando in un ciclo economico nuovo e che questo ciclo economico nuovo non necessariamente vedrà investimenti esagerati subito. Perché se ci sarà da fare un investimento grande, probabilmente lo faremo per un giocatore giovane, forte, ma in panchina, più che dare quello che diamo ad Allegri, cioè 7 milioni e mezzo all'anno, non possiamo dare. A meno che non impazzisca Elkan. In quel caso lì, se lui diventa folle per un allenatore, diventa pazzo d'amore per un allenatore, in quel caso paga l'allenatore e gli dà i soldi che vuole, ma attualmente la strategia principale della squadra è questa, cioè quella di avere un contenimento dei costi e quindi di conseguenza una situazione semplicemente basata, se vogliamo chiamarlo classica, che da questo punto di vista può essere logica, perché quando sento che la Juve sta prendendo Zidane che guadagna 30 milioni di euro all'anno, a me viene da ridere, ma perché non credo che la Juve possa dare quei soldi a Zidane, perché Zidane è un allenatore sicuramente bravo, anche se non è mai stato alla prova in altri contesti, ma oggettivamente parlando, stiamo parlando di un allenatore che guadagna tanto per la Juve, così come guadagna tanto Conte, che insomma sicuramente dovrebbe abbassarsi di parecchio lo stipendio, cioè se si abbassa lo stipendio può venire tranquillamente, se invece vuole continuare a guadagnare quello che. Dicevo ragazzi, prima che si interrompesse il video, che la situazione relativa a Conte è una situazione strettamente legata al suo stipendio, cioè se Conte dovesse abbassarsi lo stipendio, allora in quel caso lì potrebbe esserci margine per il ritorno, però se noi vogliamo fare un discorso oggettivo e vogliamo fare un discorso un pochino più, diciamo, logico, è normale che questo può essere possibile solo in virtù di determinate, diciamo, situazioni di Conte, ma poi il discorso di Conte è un discorso che va esteso pure alla rosa, perché questa non è una rosa adatta a Conte, come non lo è adatta ad Allegri, una rosa costruita male. Questa
Quindi necessariamente al nuovo allenatore, qualora dovesse esserci un nuovo allenatore, dovrai dare una rosa all'altezza di quella che è la richiesta, perché tanto è inutile che tu prendi la rosa e la consegni all'allenatore con l'allenatore che si deve sacrificare, perché si è fatto così per tanti anni e direi che adesso basta, no? Adesso bisogna costruire una rosa all'altezza dell'allenatore, all'altezza delle richieste dell'allenatore, a prescindere da chi sia l'allenatore. Io credo che se se ne vada Allegri si vada su un allenatore giovane. Non credo. O si va su un grande nome che però si sacrifica a livello economico, quindi qualcuno che voglia venire qui e si sacrifica, oppure si va su un nome giovane, su un allenatore giovane che però potrebbe fallire. Quindi da sto punto di vista, stai attento a quello che tu fai, tutto qua. Io questo volevo dire. Poi il resto, ragazzi, c'è chi è a favore di Allegri, c'è chi è contro Allegri, sinceramente non mi interessa, nel senso che questa faida, no, fa, no, fa, no, 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 non è una faida, questa sorta di rivalità, ecco, fra le due fazioni, sinceramente è anche un po' stancato perché tifiamo tutti la stessa squadra. Però quando una parte poi è arrogante con l'altra, è normale che l'altra risponde e viceversa. Quindi bisognerebbe cercare innanzitutto di mettere al primo posto l'interesse della Juventus e poi di avere una simpatia o un'antipatia per l'allenatore. Se l'allenatore quest'anno dimostrerà ancora una volta di non saper gestire, è normale che l'allenatore rischierà la panchina, molto semplicemente, logico. Se l'allenatore però a un certo punto dirà: io ho fatto questo, però tu hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo, ho avuto questo, è normale che verrà valutato tutto nell'insieme. Niente di più, niente di meno. A me non piace il grigio, io sono bianco o nero. Molto semplicemente, non sono che cerco di ingraziarmi qualcuno. Io ti dico le cose come le penso. Poi, giustamente, sei tu che guardi a valutare e a giudicare, però, sinceramente parlando, la mia opinione è questa. Fatemi sapere un po' nei commenti, un po' che ne pensate.